Ciao. Allora, tempo fa stavo guardando sul Disney Store, sul sito del Disney Store, per prendere alcune cose con uno sconto del 20% che mi avevano dato, ma probabilmente ve lo avevo anche detto, vabbè. Ho preso un po' di cose, tra cui anche una tazza di Doc Hudson del film Cars 3, che però purtroppo mi hanno cancellato dall'ordine perché non c'era più. Peccato, vabbè, la prenderò più avanti se mi riesce. Stavo appunto dando un'occhiata per vedere se c'erano alcune cose. Ho detto, vediamo di prendere anche la bambola di Belle del live action. Che tipo, prima avevo cercato di fare l'ordine, però quella lì praticamente mi dava che non veniva lo sconto, non capivo perché. Poi ho provato di nuovo. Sono andata lì in un certo periodo e era 18 euro. Ho detto, guarda che sorpresa! E infatti l'ho presa. Adesso vi dico subito che non c'è più in offerta perché finiva. Credo che finiva il 5. Quell'offerta lì c'era un'offerta di cose appunto di La Bella e la Bestia in offerta e, tra cui anche questa a 18 euro. Ho detto vabbè, prendiamola perché gli avevo già detto che la prendevo ma non a prezzo pieno perché come sapete, penso di averlo anche detto, vorrei rifarle la faccia perché sinceramente lo sapete anche voi che non è proprio sto granché, sinceramente, ma la vedremo meglio dopo. Comunque, allora, costava 36 euro, però appunto era in offerta a 16, no, 18, quindi praticamente la metà. Allora, procediamo con la scatola. Qui c'è il logo del Disney Store. Qua c'è una cosa dorata con tutti questi ghirigori che probabilmente sono quelli della stanza di Belle, appunto, che poi c'è. E come cavolo si chiama? Wardrobe, Miss Wardrobe, mi sembra, o Varderobe, una roba del genere. Vabbè, insomma, l'armadio che c'è nella sua stanza gli fa arrivare sul vestito giallo. Qua ci sono altri ghirigori. Qua ci sono altri ghirigori, che proprio a proposito del vestito è un po' diverso da quello del film, ma lo vedremo meglio dopo. Qui c'è Beauty, Disney Beauty and the Beast, fatto, scritto così, con altri ghirigori qua. Qua ci sono altri ghirigori, anche qui, anche qui, anche qui, anche qui. Sul lato qui uguale. La scatola ha una forma un po' strana, vedete? Che è tipo inclinata, e dietro c'è appunto la scena del ballo con la bestia e film collection, appunto fa parte della film collection e Beauty and the Beast. E poi come si può notare c'è questa parte qua che è tipo in 3D, vedete? Ma la vedremo meglio dopo che l'apparirò. Spero si possa vedere bene anche. Vediamo. Ok, adesso stop. Apro la scatola e poi vi faccio vedere l'interno della scatola e poi la bambola. Vi faccio vedere la scatola, diciamo, l'effetto 3D così, perché devo aprire anche questa parte qua dietro per poter rimuovere la bambola. È abbastanza facile da aprire, devo dire, perché questo pezzo di plastica si toglie, ha dei sigilli e si toglie tranquillamente. Mi ricorda molto le bambole, ciao, le scatole delle Monster High o dell'Ever After High come apertura. Che poi no, è Original Disney Store, ma vabbè, avranno imparato forse, ma vabbè. Comunque appunto c'è il 3D che è fatto così, vedete, c'ha questi ghirigori.
Molto bello. Credo che questo qui sia la sala da ballo, penso. Sì. Così con la base appunto si può togliere, si può vedere le scarpe, ma quelle le vedremo dopo. Ok, adesso deboxo la bambola e poi sono di nuovo da voi. Vi faccio vedere un'ultima cosa. Basta. Cioè, ha dell'incredibile questa cosa, veramente. Bravi, bravi. Basta. Ok, ci vediamo dopo. Volevo anche farvi vedere una cosa positiva e una cosa negativa. Ah, cosa positiva? Del filo. Wow. Vabbè, i soliti due fermini qua, ma vabbè. Cosa negativa? Oh, perché? Oh mio Dio, ma perché? Ah, che scempio! Vabbè. Ok, adesso la deboxo completamente, poi sono di nuovo da voi. Ok. Allora, prima cosa volevo far vedere il retro del pezzo di cartone e c'è questa vetrata rotta, bellissimo. È molto fatta molto bene. E infine una bambola. Wow, il vestito è bellissimo, nonostante non sia proprio uguale a com'è nel film, ma vabbè. Allora, vi faccio vedere come dovrebbe essere. Così dovrebbe essere, vedete che ha gli strati, tipo tre strati. Uno corto, uno un po' più lungo e poi uno fino alla fine. In realtà qui è diverso perché vedete i tre strati li ha, però vedete che sono fatti in maniera diversa, non è proprio così, ma vabbè. E il sopra invece è così e quello della bambola è così. Vedete? È abbastanza simile. Sono due pezzi, tra l'altro. Sono due pezzi. Allora, da dove cominciare? Cominciamo dal basso. Oddio mio. Le gambe. Cioè, allora, una delle cose che non mi piace è che hanno usato un corpo di una bambola classica. Cioè, potevano farne uno apposta. Vabbè, penso che poi le darò un corpo Barbie made to move, che ho visto che alcuni lo hanno fatto, alcuni collezionisti lo hanno fatto e cioè, insomma, le stava bene, diciamo. Cominciamo da sotto. Allora, a parte le gambe, cioè, ok, vogliamo parlarne? Vabbè, ok, tanto poi glielo cambio, per cui va bene così. Le scarpe che non toglierò perché sennò poi è impossibile rimettere. Le scarpe sono fatte. Madonna, scusate, ok, è un po' difficile. Allora, le scarpe sono dorate, sono fatte così, vedete? Molto belle. Non so se le ha così anche nel film perché non si vedono, però sono molto belle, mi piacciono molto, vedete? Hanno questi ghirigori qua così. Poi ha la gonna che è wow, cioè ragazzi, guardate. E devo anche stirarla dietro. Dio mio. Vabbè. Sotto ha una crinolina per tenerla bella bella ampia, wow. Come potete vedere ha i tre strati, però in realtà il vestito avrebbe il ricamo che qui c'è solo in questo strato, in realtà l'avrebbe su tutti e tre gli strati. Infatti. Però dai, non è male, è pieno di brillantini. Dovrò mettere il warning all'inizio video. Vabbè. Appunto, allora è formato da 1, 2, 3, 4, 5, 6 strati.
Wow, così vi faccio vedere. Erano fissati qua, ma tanto alla fine sono ben stirati, quindi va bene così. Vedete? Allora c'è la crinolina sotto, uno strato color giallo chiaro, vedete? Poi uno strato giallo trasparente, vedete? Trasparente così. Poi c'è quest'altro strato giallo, sempre trasparente, piegato così. Un altro strato un po' più corto, sempre giallo trasparente, piegato così. E infine un altro strato giallo trasparente, però ricoperto di lustrini, con il ricamo, diciamo così, che nel film praticamente sono le decorazioni della stanza che vanno a finire sul vestito. Che bello. Dietro praticamente prosegue così, poi ha questi nastri che penso che però li terrò fermi qua, poi dopo devo vedere se lo stiro, magari li stacco perché boh, così, con questo motivo così dietro, vedete che fa queste pieghe così, poi magari quando poi lo stirerò. Farò delle foto e le pubblicherò su Instagram così da far vedere bene com'è effettivamente, perché qui è tutto spiegazzato perché era tutto infilato in mezzo alle gambe così, mamma mia, perché vabbè, ok. Poi andiamo a vedere la come si chiama? Il busto, vabbè, insomma, qua la parte sopra che appunto è staccata dalla gonna. Infatti, vedete che qui c'è la gonna che c'ha addirittura il cinturino, che bello, vedete? E poi c'è questa parte qua. È fatta con questa stoffa gialla o giallo chiara. Sopra, non so se si riesce a vedere, ha questa specie di tulle qua sopra, molto bello. Poi ci sono dei nastrini qua dorati, sempre con questo tulle sopra che le fanno da spallina e vanno a completare questa parte qua. E dietro praticamente sono così. Aspettate. Vedete? Così. Poi dovrò disfare la pettinatura per farla meglio perché sinceramente, ma c'ha sto frontone gigante, vabbè. Comunque, poi questa parte qua, vedete, sono dei nastrini con delle balze, che sono quattro nastrini che formano questa parte qua, sempre con quel tulle color giallino dorato, non so se si riesce a vedere. Poi ha il suo ciondolo, non so se si riesce, non so se riesco a farlo vedere bene. Vedete? Che cavolo, non è facile, eh. Il ciondolo che indossa Belle nel film, che però non ha un significato particolare, ma vabbè. E infine andiamo. Ah, poi di particolare qua sul dito ha questo anellino. Qua, vedete? Questo anellino dorato. E infine il viso. Allora, mamma mia. Ok, allora il viso è lucidissimo perché, come potete sentire, è fatto di una plastica dura, non è la solita plastica morbida che usano per i visi delle bambole. Il viso è così perché praticamente per fare questo viso hanno scannerizzato in 3D la faccia di Emma Watson. Che però aveva un'espressione troppo seria, secondo me, ma vabbè. È pieno di lentiggini, ha questo frontone gigante qua davanti,
ha un po' di blush qui sulle guance, ha questa espressione molto, molto seria, che non è che mi piaccia tantissimo. E poi fa stranissimo su sto corpo, cioè, vabbè. Poi vedremo come sta su un corpo made to move, ma vabbè. E ha gli occhi, appunto, gli occhi castani, sopracciglia castane, abbastanza folte. Ha questi ciuffetti qua davanti, molto, molto incollati, diciamo. Poi ha i ciuffi qua, che però secondo me bisogna, devo riuscire a disfare la pettinatura e vedere di abbassarli un attimo, perché così perlomeno si nasconde un attimo la fronte, perché veramente secondo me è troppo alta. E poi ha la crocchia, che è fatta veramente bene, e questo fermaglio, questo fermaglio fatto con queste foglie dorate, vedete? Molto bello. Così, vedete? E poi ha questi capelli che, per essere usciti dal box, non sono male. Ecco, la recensione è fatta. Allora, alla prossima. Ciao!